vuol dire cavalli, e quindi anche sulle divise avevamo coni, tutti ridevano perché i locali, no? Perché leggevano cavalli. Quindi è stata una cosa, diciamo, sì, triste per non dire peggio. E Los Angeles è stata invece pur boicottata, però ti sogno California, no? Quindi l'Olimpiade della svolta e per tante cose. È stata la prima Olimpiade, mi sembra, che si sia autogestita come spese. Non c'è Esatto. stato nessun intervento di denaro L'avvento pubblico. del marketing Credo che sia dentro stata la l'Olimpiade. prima e forse l'ultima Olimpiade, forse Atlanta è stata un'altra Ma Olimpiade del l'Atlanta perché genere. c'era una lattina lì vicina, Va insomma. bene, però hanno trovato il denaro privato e non quello pubblico anche lì. E per quanto riguarda quindi questa grande svolta che c'è stata, da noi segnata con la medaglia d'oro dei fratelli Bagnale, con il primo equipaggio femminile che ha partecipato a un'Olimpiade ed è arrivata in finale, tra l'altro una barca cosiddetta lunga che è significativa per una scuola remiera, quattro di coppia. E poi c'è stato il quarto posto sfortunato, adesso Piero vi racconterà perché è sfortunato del quattro di coppia. Piero, perché sfortunato? Riportaci indietro con la mente. Sfortunato perché senza i paesi dell'est, le Olimpiadi di Los Angeles per noi dell'ovest potevano essere una grande Olimpiade. Avevamo fatto una gara un mese prima, la gara di Lucerna, che è quella per noi che è il test di prova, e eravamo arrivati secondi dietro la Germania Est. Quindi diciamo che c'erano tutte le premesse per riuscire a fare un buon risultato. Poi a causa proprio mia, dire la verità, mi è venuta una tendinite agli avambracci, quindi siamo arrivati in finale veramente per un capello, nel senso che io ne ho pochi di capelli, forse li ho persi un po' anche lì, però proprio per un capello, in quanto siamo riusciti ad andare in finale per 18 centesimi e poi siamo arrivati quarti in finale distaccati da equipaggi che solitamente battevamo. E a me è spiaciuto tantissimo, sia a me che agli altri. Mi è spiaciuto ancora di più perché poi ho avuto la fortuna di riuscire a fare un risultato migliore 4 anni dopo, invece gli altri hanno smesso. Ma nonostante quello, cioè la fortuna anche prima è stato detto giustamente, lo sport è fortuna e sfortuna, quindi noi lì siamo andati per Come vincere, nella vita. come nella vita effettivamente. Uno magari ci deve essere, a volte la sfortuna una magari se la cerca anche, però ti insegna molto anche la sfortuna a saper perdere. Io ho sicuramente perso molto di più di quello che ho vinto. Come risultati sportivi, però nei 10 anni che ho fatto attività sportiva ad alto livello, perché io ne ho fatti poi solo 10, nonostante le sconfitte, ho acquisito veramente delle amicizie, dei valori che non avrei sicuramente acquisito in altro modo. E penso che anche la sconfitta, anzi, ti faccia apprezzare di più, sia dai tuoi compagni che da te stesso. Fortifica. Fortifica, ma non è un modo di dire, anche perché quello che vince sempre, alla fine è antipatico. Quello è il fatto. Non male, anche questa. Messaggio da dare a due ragazzi che credo di attività sportiva ne avranno per tanti anni davanti, anzi glielo auguriamo, davanti a loro. Allora, facciamo così, dal presidente del CONI Spezia per Giorgio Lombardi, il riconoscimento a uno spezzino doc come Beppe De Capua. Per Giorgio, vedi di eccolo qua, De Capo, vai. Uno, diploma e cravatta, eccoci qua. Attenzione, la foto di rito. Niccolò Canepa, vorrei che consegnasse il riconoscimento a Piero Poli, un oro olimpico, caro Niccolò, che sia un in bocca al lupo per il tuo futuro. Niccolò Canepa, che è notizia di questi giorni, l'anno prossimo gareggia. Sì, l'anno prossimo correrò al posto della 250, ci sarà una nuova categoria che si chiamerà Moto2, più simile alla MotoGP, correrò lì con Team Scott, quindi è una nuova avventura per me, sono contento. Ha detto che insomma le sconfitte, poi nel tuo caso non sono sconfitte, ma sono piazzamenti in un anno di MotoGP, il primo alla tua età, insegnano, hai fatto una grande esperienza. No, si può parlare anche di sconfitte, quest'anno Visto che tu le purtroppo. Olimpiadi non le puoi fare, però la MotoGP è un'Olimpiade, è il massimo, è il Sì, punto di però il riferimento. fascino che hanno le Olimpiadi è qualcosa, penso, di incredibile, perché io, il mio non è uno sport olimpico, però vedo sempre le Olimpiadi come qualcosa di incredibile, di raggiungibile. Anche correre nel mondiale non è la stessa cosa. Ti Infatti io ho manca. sempre questo mito delle Olimpiadi, le guardo sempre quando ci sono, e veramente riconosco in queste persone, che tutti quelli che avete premiato oggi, dei grandissimi atleti, e arrivare alle Olimpiadi è un po' il mio sogno, quindi gli dico grazie a tutti perché hanno anche realizzato quello che è il mio sogno.
dati al canottaggio. Augusto Zamboni, il riconoscimento per Alessandra Borio e anche per te l'augurio. Arrivare in una finale olimpica non sarebbe tutto sommato una brutta cosa. Augusto, che quest'anno ha portato a casa l'argento mondiale a livello di indoor, e gli auguriamo ovviamente un grande futuro. Col presidente Lombardi un telegramma dal Tony Spezia. Sì, sono contentissimo di essere qui, in particolare ho partecipato a tutte le altre avvenimenti di questo genere, ma oggi ci sono 6 spezzini nella nostra piccola provincia, siamo riusciti a dare 6 spezzini premiati. Grazie. Allora vorrei subito che Eddie Ottoz mi raggiungesse sul palco, membro della giunta CONI, a rappresentare il presidente Petrucci. L'abbiamo tenuto veramente per un gran finale, ma è soprattutto colui che a Città del Messico ha portato a casa un bronzo storico nei 110 ostacoli. Vittorio Tonello, vorrei che mi raggiungesse perché mi ricordava l'altro giorno come, insomma, Città del Messico sia stata sicuramente un'impresa, ma Tokyo con 6 corsie e la terra battuta e 3 italiani su 6 nella finale è un'altra roba da ricordare. A Tokyo erano 8 corsie con la terra battuta, ma non si vedeva la terra perché c'era l'acqua, perché c'era una piscina, ma comunque questo... Quindi saltavate sugli ostacoli? Sì, però era un altro millennio, quindi io correvo durante la 18ª dinastia assieme a Menofi III, Menofi IV, e poi dopo sono arrivati la 19ª dinastia con Ramses II, quelli erano un po' più rinforzati nell'alimentazione. Sì, intanto vorrei portarvi intanto i saluti personalmente del presidente Petrucci e di tutta la giunta nazionale del CONI. Il presidente non è qui, ha pubblicato un saluto su questo bel pieghevole che avete prodotto, ma avrebbe avuto un grande piacere a poter essere con voi, come in tutte le manifestazioni in cui si celebrano gli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi. Secondariamente io sono sempre a rischio quando parlo, ma siamo rimasti in pochi, quindi meno possibilità di querela, che mi va bene, insomma, che tolgo gli occhiali. Su Mosca io non c'ero ovviamente, però a Mosca una cosa è stata appena sfiorata: a Mosca è stata in un certo senso la dimostrazione dell'autonomia dello sport. Boicottaggio, blocco atlantico non si presenta, il senatore Andreotti, che era, se non ero all'epoca, ministro della difesa, disse, che è sempre stato molto vicino al CONI, tra l'altro, e lo è tuttora, dichiarò che l'Italia non avrebbe partecipato, che avrebbe aderito al boicottaggio. E allora il CONI disse: no, i militari magari non parteciperanno, ma il CONI parteciperà. E difatti la squadra aveva questo marchio, questo CONI, l'Italia fu presente e quelli che gareggiarono ebbero la fortuna di poter partecipare alle Olimpiadi grazie al fatto che fu ribadita e in pratica applicata in modo fermo quella che è l'autonomia dello sport. È un fatto fondamentale per confrontarsi con la società, con il mondo politico, perché il mondo dello sport si basa su regole diverse, non solo rispettate e dove le sanzioni vengono applicate in tempi brevi, ma su regole diverse, su una clausola detta compromissoria che consente che si possano fare le gare in quanto possono funzionare i regolamenti. Questo dovrebbe essere un esempio per tutti. Ho sentito un sacco di bellissime parole sui valori e che non possono non essere condivise. Le donne, per esempio. Io nella mia società sportiva il presidente è una donna e mia suocera, che è l'unico vero uomo della famiglia, che ha 95 anni, tuttora, dopo aver fatto la finale a Berlino nel 1936, e tuttora fa i campionati mondiali master a 95 anni. Quindi le donne nella mia famiglia comandano loro, ed è vero, non è? E quindi sono perfettamente in linea con la senatrice Binotti. Sulla scuola dovremmo aprire un volè che sarebbe troppo lungo, perché sono convinto che il politically correct sia meraviglioso ma non basti, e questo richiederebbe approfondimento non piacevole per chi lo non sente, retorico, non ma retorico. Che sarebbe molto, molto interessante. Io ho apprezzato molto quello che ha detto il professor Pincetti, perché è lì, in quello che ha detto, la chiave per capire perché il sistema della scuola e sport ha dei problemi.